Grazie Presidente e buonasera a tutti colleghe e colleghi. L'Assemblea è appunto chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo con allegati e relativi protocolli attuativi che riguarda il centro spaziale Luigi Broglio, sito a Malindi in Kenya e pertanto il trattato è fra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kenya. L'intesa risponde all'esigenza di fornire una cornice normativa aggiornata attraverso cui disciplinare le relazioni tra Italia e Kenya in materia di cooperazione spaziale in considerazione della storica presenza italiana presso la base di Malindi, unico centro spaziale italiano situato in territorio estero. Si ricorda che il centro spaziale Luigi Broglio è stato creato nel 1964 e dal 2004 è gestito dall'Agenzia Spaziale Italiana. È un'importantissima stazione per il controllo da terra delle missioni spaziali, è stata anche una base di lancio per satelliti spaziali e rappresenta un polo di eccellenza della nostra tecnologia al di fuori del territorio nazionale e strumento qualificante della nostra collaborazione scientifica con il Kenya e con l'intero continente africano. Stante la sua strategica localizzazione geografica, detta stazione rappresenta un sito ideale per il lancio di satelliti e per le correlate attività di ricerca scientifica e raccolta dati. Della struttura si è avvalsa anche l'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, nel quadro di un protocollo trilaterale Italia-Kenya-ESA che attende di essere rinnovato all'esito della conclusione di questo negoziato tra Italia e Kenya. L'attuale funzionamento della base è disciplinato da un accordo intergovernativo firmato nel 1995 e rinnovato da ultimo fino al 31 ottobre 2016. La nuova intesa riprende i contenuti del precedente accordo e definisce termini e condizioni relative all'utilizzo della base da parte della nostra agenzia spaziale. L'intento è quello di fare della base di Malindi e più in generale del Kenya il fulcro di una cooperazione spaziale allargata ai paesi del Corno d'Africa e dell'Africa orientale, con importanti ricadute strategiche a carattere scientifico, tecnologico e programmatico. Il disegno di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla clausola di invarianza finanziaria e all'entrata in vigore. L'articolo 3, quello della clausola di invarianza finanziaria, dispone che gli oneri derivanti dal provvedimento, quantificati in poco più di 800.000 euro annui, sia provveduto nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia Spaziale Italiana, senza che da ciò debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della nostra finanza. L'accordo non presenta profili di incompatibilità con normativa nazionale né con l'ordinamento europeo o altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Prima di chiedere il voto favorevole all'Assemblea, visto che il centro è intitolato a Luigi Broglio, preciso che andrebbe ricordato da questa Assemblea l'ingegnere Luigi Broglio, nato nel 1911 e morto nel 2001, padre dell'aeronautica e dell'astronautica italiana. Tra le tante cose che ha fatto, ricordo solo un contributo teorico riconosciuto a livello mondiale sul calcolo strutturale per i jet con ala a freccia, ma soprattutto fondatore e direttore della prima università, la Facoltà di Ingegneria Aeronautica qui a Roma, alla Sapienza, padre del primo satellite italiano, il San Marco I, che tra l'altro fu il primo satellite non lanciato da Unione Sovietica o Stati Uniti, cioè dalle due superpotenze mondiali, ma da un paese terzo. Fondatore di questo centro spaziale, è uno di quei tanti, per fortuna tanti, geni italiani a livello di Guglielmo Marconi o di Enrico Fermi, che però qualche volta non vengono adeguatamente ricordati. Lo dico solamente perché da noi deve partire il motto di dire che c'è motivo di essere orgogliosi di essere nati in questo paese. Grazie.